stati dei dati importanti sull'export, che è il tema di cui si parla, e ovviamente anche per fenomeni che sono legati alla filiera dei veicoli e del trasporto, quindi c'è una componente forte, però comunque le aziende stanno andando bene sulle esportazioni. Torino va meglio, la regione fa un 16% in più, Torino fa quasi il 22%, quindi nel primo trimestre 23% sul 2022, quindi c'è un buon trend. Bisogna sinceramente, però, negli ultimi mesi, cioè nel mese di aprile, avete visto i dati della produzione industriale che sono in calo, perché ci sono gli effetti ovviamente del costo del denaro, degli investimenti, anche tutti quegli effetti inflazionistici che hanno portato a avere un impatto sul costo delle materie prime, quindi un rallentamento, e quindi speriamo che anche poi comunque tutto quello che sono le tensioni mondiali, no? E le difficoltà nel commercio mondiale, che non fa ben pensare. Teniamo conto che la Germania sta andando molto più piano di quanto dovrebbe andare, insomma, quindi l'Italia fa meglio di Francia e di Germania dal punto di vista della crescita economica. La Germania è il primo interlocutore insieme alla Francia dei nostri mercati, delle nostre aziende, quindi se la Germania sta male, l'Italia non si sente tanto bene.